Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Siamo oggi qua con la demo di Midnight Fight Express, mostrato, non mi ricordo in quale conferenza effettivamente, del Summer Game Fest. È uscita una demo e l'andiamo a provare. Non c'è chiaramente l'italiano, figuriamoci, sono tutte le altre lingue del mondo tranne l'italiano. Proviamo questo gioco, che ancora chiaramente non è uscito, e che dovrebbe essere una sorta di Hotline Miami. Mettiamo chiaramente difficoltà normale. Ciò che cambia sembrerebbe essere l'aggressività dei nemici e qualche aiuto a noi nel muoverci e nello sparare. Ok, possiamo anche cambiare difficoltà tra un livello e l'altro. Atto 1. Quindi, faccia da bambino. Ok, ti continuerò a chiamare finché le registrazioni non mostreranno altro. Sembra che tu sia un fantasma, a noi non piacciono i fantasmi. Hanno la tendenza a causare problemi e sparire. Adesso ascolta, tu ti dichiari innocente. Dichiari di non avere memoria da prima che iniziasse l'attacco. Dici che stai solo cercando di aiutare. Ma noi sappiamo che non è vero, tu sei parte di un qualcosa di molto più grande. L'attacco alla città. La smobilizzazione delle gang. Quello che non sappiamo è perché. Se scopriamo il perché, scopriremo anche il come e potremo stoppare e potremo fermare questa cosa. Andiamo amico, dici il perché. Aiutaci a salvare la città e forse non prenderai la pena di morte. Forse. Partiamo dall'inizio. Andiamo indietro, diciamo, partiamo dalla fine e torniamo sui nostri passi. Sui tuoi passi. Tutto quello che puoi ricordare potrebbe aiutarci a scoprire esattamente chi sei. Cos'è che stavi parlando di un drone parlante? Ok, quindi questo è l'incipit narrativo. Siamo. Non ricordiamo nulla e siamo interrogati dalla polizia, FBI, insomma. Ok, questo siamo noi a casa o in palestra. Forse è una palestra più che una casa. È il caos. La città è stata presa. Non andate nei siti di evacuazione dei civili. Perché non vogliono che nessuno lasci la città. Questi criminali sono ovunque. E intendo veramente ovunque. Oh no, sono qui, sono nel palazzo. A chiunque sia là fuori vivo e stia guardando, non vi fidate di nessuno, salvate voi stessi e ricordate. Questo programma è stato possibile soltanto grazie agli ascoltatori come voi. Fammi uscire di qui. Ma di qua posso esplorare un po', c'è qualcosa per caso? Eccolo il drone parlante. Troppo lento amico, non abbiamo tempo da perdere adesso. Questo è casa tua? Knocking of yours, non so cosa voglia dire. Vabbè, dobbiamo aggiustare qualcosa. Ma prima non pensare che io abbia bisogno di dirti sul nostro meraviglioso, il nostro bellissimo, che la nostra meravigliosa città del domani sia andata all'inferno. Abbiamo un patto. Tu sei un agente segreto, un agente sleeper, quindi forse sorta di sottocopertura, un brutale mercenario
che aspetta un drone in un'armatura lucente. Ok, per svegliarti da questo piccolo sogno. Ti chiedo soltanto un favore in cambio. Aiutami a salvare questa città. E tutti, diciamo, i buoni di cuore. Prima che il sole sorga. Oppure le gang, credo, prenderanno il controllo. Fai questo e avrai la tua vera vita indietro. E la città vedrà un futuro più lucente, insomma un futuro migliore dopo tutto. Adesso muoviamoci. Non ci sarà un domani se non andiamo avanti da questo casino oggi, insieme. Almeno non il domani che tu vuoi vedere. Ok. Traduzione un po' difficile effettivamente mi sta venendo da fare. Di queste frasi, di questi dialoghi. C'è qualche termine che non conosco. Ma questo fa parte anche dell'episodio 0, cioè farvi vedere effettivamente quanto può essere giocato da chi non conosce l'inglese. Quindi quanto è limitante questo aspetto. Oh, quasi dimenticavo, dobbiamo riattivarla. O riattivarti. Fammi vedere. Ah, si parte? Attenzione perché ho paura che tutta questa musica sia coperta da copyright. Vabbè, in quel caso, se fosse coperta da copyright, non stareste mai vedendo questo video. Ok, i primi Bozos. Non dovrebbero essere un problema per te. Ok, loro sono i Bozos. Questo è un tutorialone, chiaramente. Non ci stanno dicendo gli altri comandi. Però la possiamo solo picchiare. Ok, ti sta tornando tutto indietro adesso. Cioè, ti stai ricordando come si fa, immagino, intenda questo. Ok, con Y si blocca. Ok, guarda sempre la tua barra della salute. A difficoltà inferiori viene parzialmente rigenerata nel tempo. Aspettate, devo capire un po' come funziona il contrattacco. Cioè, non ho capito cosa posso fare effettivamente con LB. Niente, non sono riuscito a capire come funziona il contrattacco, vabbè. Cosa si fa con LB? Ok, tenendo premuto si fa un attacco pesante. Ah, ok, possiamo fare il contrattacco se facciamo il parry col tempismo perfetto. Vediamo se riusciamo. Niente, non riusciamo. Oh, però quando vai? Vabbè, niente ragazzi, lo scopriremo. Vabbè, quanti state? Allora, l'attacco pesante mi sa che serve in alcuni momenti perché ci sono dei nemici appunto che bloccano gli attacchi normali. Ok, le basi del combattimento sono cere nel sangue. Hai molto da ricordare. Ricordi e movimenti. Ma ci sarà tempo. Per adesso dobbiamo andare oltre la porta numero 1.
sapete cosa abbiamo qui, ragazzi? Un patetico che pensa che può comprarci per portare la sua famiglia fuori sana e salva. Non lo capisci che sono già sepolti da qualche parte? E tu adesso li raggiungerai. Allora, adesso ci dobbiamo incazzare perché dobbiamo utilizzare il metro della Rage, che si riempie quando utilizziamo le nostre abilità in combattimento, per poi farci andare appunto in modalità arrabbiato. Io volevo imparare il contrattacco, perché secondo me sarà parecchio importante. Però non ci hanno detto come utilizzare la rage, la rabbia. Vabbè, andiamo avanti. Devo dire, il tutorial così così finora. Mi sto perdendo dei comandi. Ok, hanno scoperto che io non sono colui che stava portando la pizza e quindi ci vogliono menare. Ah, ma forse si attiva da sola, eh? Ah, ma l'abbiamo Ah, sì, si è nettamente attivata in questo momento. Siamo molto più veloci. E tra l'altro spero che si... Ma io voglio provare a fare il contrattacco. A tutti i costi. Ok, bisogna aspettare tipo l'ultimo momento per fare il parry. Però è fighissimo. È un po' piccola la finestra di contrattacco, però è molto figo. Alcuni nemici sono più forti di altri e richiedono che tu rompi la loro difesa per renderli vulnerabili agli attacchi. Ma io, per esempio, avrei messo anche... Oh, basta però. Vabbè, veniamo sti due e adesso pensiamo all'altro. Vediamo se riesco a fare un contrattacco. Niente. Sarebbe stato carino se si potevano utilizzare anche gli scenari, cioè gli oggetti dello scenario. Niente, non sto perdendo vita, ma non riesco a contrattaccare. Andiamo avanti così? Va bene, dai, basta. È finita per lui. Era carino se potevamo utilizzare le sedie, le robe qua, perché lo scenario non è male. Ci sono tanti oggetti con cui si potrebbe interagire. Ah, ok, possiamo anche schivare, quindi. Oh. Ah, quando ci sono gli attacchi rossi, ok. Gli attacchi rossi non li possiamo... Non li possiamo bloccare. E quindi li dobbiamo necessariamente schivare. Però adesso possiamo prendere il manganello. Esatto. Possiamo utilizzarli. Hanno una durabilità limitata dopo la quale si rompono. Va bene. Chiaro. Nulla di nuovo. Sono abituato già con Yakuza a questa roba. Ma di qua si va? Ma di qua non si va, credo. Si va solo di qua. Non venire più vicino oppure gli taglierò la gola. Ottimo, si può pure lanciare. Lanciare armi ai nemici li stannerà, cioè li renderà storditi per un po' di tempo. E romperà i loro attacchi. Armi differenti hanno diversi effetti contro i nemici. Che figata. Tutto questo sta funzionando, salveremo la città, ok. Io voglio prendere il martellazzo. Ci sono ancora altri bozos là fuori, ti devo mostrare altre cose. Ok, ti puoi fare un focus, cioè fare il focus ti aiuterà a scannerizzare la situazione nemici intorno a te. Quando si riempie la barra focus
Ah no, la barra focus si riempie e, diciamo, colpendo i nemici. Ah, guardate che figata! Cioè si vede cosa gli rompiamo all'interno. Io già ho dimenticato tutti gli attacchi. Cioè, completamente. Non ho mai visto niente del genere. Perché non prendiamo una foto 2? Ah, questa è la modalità foto, ok. Nella quale possiamo anche girare la camera. Ok, preso la modalità foto, eh. Usciamo dalla modalità foto. Chissà quanto dura la demo. Forse la possiamo utilizzare. La roba, esatto, gli oggetti che stanno nella scena possono essere effettivamente utilizzati allora. Perché era troppo utile come cosa, cioè sennò che li fai a fare gli oggetti di scena. Aia, ho preso una mazzata. Vabbè, però così diventa un po' facile, cioè se mi metti 15 sedie e 4 nemici, cioè combino il delirio. Però rivoglio la mia mazza da baseball. Infatti qua abbiamo fatto veramente un panico con tutte le sedie. Ah, armi da fuoco. Una pistola. Le pistole hanno risorse limitate, non possono essere ricaricate. Possono essere utilizzate anche come arma corpo a corpo quando hai finito le munizioni. Ok, con la levetta analogica destra si mira e con RT si spara. Che figata. Però avrei preferito una direzione, qualche indicatore di direzione sulla traiettoria del colpo. Così è un po' difficile capire dove stai mirando. Ok, la pratica è finita, è ora di andare per strada. Ricorda, c'è là fuori c'è una. È pieno di criminali. Con te là fuori non possiamo perdere, o almeno così mi continuo a dire. Adesso andiamo. Abbiamo il nostro primo target maggiore da far fuori. Ti dirò di più mentre andiamo. E forse qua finisce la demo? Ah, questo è il nascondiglio, un posto dove puoi customizzare il tuo personaggio tra i livelli, sbloccare nuove skill e molto altro. Ogni livello ti permette di guadagnare soldi extra che puoi utilizzare per comprare vestiti. I tuoi soldi attuali e gli skill points non utilizzati possono essere trovati qui. Skill Upgrade ti permette di, sviluppare il tuo personaggio con skill aggiuntive che possono essere attivate e disattivate in ogni momento. Il pannello dell'apparenza, insomma, dell'estetica ti permette di appunto customizzare l'estetica del tuo personaggio. Il playground ti permette invece di provare le tue skills. Ok. E il pannello di progressione ti permette di avere tutti i dettagli sulla progressione e le statistiche del tuo giocatore, del tuo personaggio. Allora, qua ci sono i livelli con cui si può andare avanti, ma in realtà credo che si possa giocare solo il primo. Immagino, eh. Quindi vorrei però vedere, per esempio, che skill ci sono, quelle che possiamo vedere finora quali sono. Combina attacchi pesanti e leggeri per fare delle combo più potenti. Parry encounter enemy attack, ovvero il parry e il contrattacco. Ok, se fai una serie di combo potrei fare una finisher potente. Puoi invece aggrappare, nel senso prendere in presa, fare una presa ai nemici vicini. Secondary gun. Vabbè, questi non li possiamo vedere.
Vabbè, non lo sblocchiamo, ma tanto... Ah, si possono vedere però. Questa è la finisher che si può fare a un certo punto. Ok, questo è un contrattacco molto più semplice da eseguire rispetto a quello che già si ha di base. E questo è una combo diversa, con un attacco pesante e uno leggero. Questa è la presa. Prendiamo e meniamo. Beh, direi che la finisher è fighissima. La prendiamo anche se non serve a niente nella demo. Vediamo come si può personalizzare. È che non abbiamo niente, quindi non possiamo personalizzare proprio nulla in questo momento. Oddio, invece possiamo mettere i guanti o il cappellino. Assolutamente i guanti, però li dobbiamo comprare. Spendiamo tutti i soldi che abbiamo in pratica comprandoli. Ah, vedete, possiamo personalizzare il colore della pelle. In questo modo, i capelli. Questi vanno comprati, tutti i tatuaggi. E non abbiamo i soldi. Vabbè, insomma, questo, ragazzi, è il gioco. Noi ci fermiamo qua con questo episodio 0. Però sembra abbastanza interessante. Fatemi sapere voi cosa ne pensate in un commento. Questo è uno dei prodotti che, diciamo, più mi ha interessato tra le varie conferenze. L'ho trovato, se devo essere sincero, un pochino troppo lento come combo, cioè mi aspetto qualcosa di più frenetico. Secondo me questo tipo di giochi funziona, cioè più frenetici sono, più tecnici sono e più funzionano. Però comunque non è male, bisognerebbe chiaramente vedere un po' la progressione e gli altri livelli. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!